In una nuova arena all'Ardirello, il festival tra terra e cielo per festeggiare i 200 anni dell'industria geotermica in Toscana. Una nuova arena che accoglierà spettacoli per tutta l'estate, laddove prima c'era la vecchia torre di raffreddamento. La nuova struttura, appena inaugurata, si trova nell'area della centrale geotermica Nuova L'Ardirello. La parte superiore è stata demolita, ma la parte inferiore è stata ristrutturata e può accogliere fino a 300 spettatori. Ad aprire la stagione fra terra e cielo, il Festival delle Colline Geotermiche. Nell'occasione è stato inaugurato anche il progetto Costellazioni L'Ardirello Light Art dell'artista pisano Luca Serasini, che festeggia i 200 anni dall'arrivo dell'industria geotermica. Le torri di raffreddamento si sono accese, per ogni torre una costellazione disegnata dall'artista a seconda delle varie rappresentazioni storiche. Poi nell'arena gremita di pubblico lo spettacolo Smoking Land di e con Silvia Elena Montagnini e Marco Pasquinucci, realizzato in collaborazione con il gruppo Madhouse per le musiche dal vivo. Ma sentiamolo, Marco Pasquinucci, anche direttore artistico del festival Fra Cielo e Terra, e a seguire il responsabile geotermia Enel Green Power, Massimo Montemaggi. Questo è un lavoro che noi abbiamo iniziato, è un site specifico sulla storia di L'Ardirello e sulla storia della geotermia, non solo di L'Ardirello ma di tutte le terre geotermiche. È iniziato 3 anni fa all'interno sempre del Festival Fra Terra e Cielo e questo spettacolo è cresciuto, ha trovato nuove idee, nuove energie, partendo proprio dalla storia di L'Ardirello, passando a Monte Rotondo, a Monte Verdi, insomma a tutti i territori anche geotermici, ha raccolto storie e questa sera si esibisce qui. Con questi festeggiamenti dei 200 anni della geotermia si vuole riaffermare questa vicinanza al territorio, questa vicinanza delle persone all'azienda, e questo è il motivo per cui oggi si porta la popolazione dentro le nostre centrali in un tutt'uno fra arte, industria e spettacolo. La nuova informazione territoriale sul web, la nuova TGR. Una informazione locale, con articoli di approfondimento, contributi audio e video per una porta d'accesso completa alla regione. Una informazione chiara, immediatamente consultabile con tutti gli elementi per capire cosa accade intorno a te. Una informazione affidabile. In tempi di notizie inventate ti diamo news verificate, certificate e di qualità. Una informazione digitale, fruibile in mobilità su smartphone e tablet con connessione ai profili social. rai.it/tgr Toscana